Bisogna lasciarla attaccata il tempo un quarto d'ora, anche 20 minuti. E poi nella poppata successiva, che sicuramente il bambino sarà crollato, si addormenta immediatamente, soddisfatto, nella poppata successiva si pensa all'altro seno che sarà teso abbastanza. E quindi ricordiamoci un quarto d'ora, 20 minuti per ogni poppata. Perché? Perché non si fa 5 minuti da una parte e 5 dall'altra, così una se ne libera in fretta? Perché nella prima parte del latte c'è lo zucchero, ci sono soprattutto gli zuccheri e l'acqua, e quindi sono quelle sostanze che pian piano vengono assorbite immediatamente dal corpo del bambino. Invece se noi lo lasciamo un quarto d'ora, 20 minuti, arrivano tutti gli altri componenti, compresi i lipidi, che gli danno un'energia a lungo termine. Si spera a lungo termine, pochino. E quindi svuotare prima un seno, nella poppata successiva passare all'altro. Quando il seno rimane duro e dolente, quindi passare o al tiralatte oppure spremitura manuale, o mettersi sotto una doccia tiepida, oppure fare proprio degli impacchi caldo-umidi sul seno per 5-10 minuti, poi attaccare al bambino. Questo momento un po' di trambusto, di organizzazione delle poppate, diciamo che dura una settimanina. C'è proprio il momento della montata, il periodo della montata lattea, che va gestito con calma, con pazienza e soprattutto con riposo.